Buongiorno a Taglio di Po, domenica 17 settembre è tornata la camminata solidale, insieme per cancellare il silenzio. Denominata camminata solidale Alzheimer, è stata una passeggiata non competitiva per raccogliere fondi a favore della ricerca. Più di 400 persone hanno partecipato ed è stata realizzata in collaborazione con il Comune, il CSV di Padova e Rovigo e il patrocinio dei comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Adria, Portotolle e Rosolina. Marinella Mantovani, presidente di Officine Sociali, ha ricordato che la sua associazione è entrata nel circuito della Fondazione Maratona Alzheimer. Oggi è veramente una giornata di festa, la camminata è appena partita, siamo arrivati a circa 400 persone di iscritti, quindi vuol dire che è stato un grande successo. I sindaci dove abbiamo i centri sollievo sono arrivati e hanno portato il saluto e la vicinanza della loro comunità. Per cui diremo che la vicinanza e il sostegno c'è da parte di tutti. Sicuramente c'è molto da fare, il territorio deve forse un po' fermarsi a riflettere su come mettere in fila i servizi su questo problema, ma questa è un'altra cosa di cui parleremo nei prossimi giorni. Per ora diciamo che la partecipazione è stata grande e di questo siamo contenti. L'associazione Sollievo, che non finirò mai di ringraziare, le idee che hanno sono tante e di conseguenza le potenzialità per crescere e per offrire un servizio sempre migliore sarebbero infinite. Io voglio anche ringraziare tutti i volontari che sono veramente volontari e auspicare che il numero di questi volontari cresca sempre di più. Sono sicura che questo farebbe bene a loro, in particolar modo agli ospiti e alle persone malate e alle famiglie. Sindaco Pizzoli, sindaco Grossato di Portotolle e di Rosolina, a Taglio di Po per questa camminata Alzheimer. Voi siete tra i due comuni che partecipano e collaborano. Marinella, ma tutta l'associazione hanno sempre tante iniziative, sono sempre sul pezzo, come si suol dire al giorno d'oggi, e cercano comunque di mantenere l'attenzione alta su tematiche come quella che stiamo vivendo questa mattina con la camminata, perché c'è sempre bisogno di parlarne, oltre alla ricerca naturalmente che è fondamentale, ma appunto ci vedo di sensibilizzare, di parlare, di tenere alta l'attenzione su queste malattie che sono sempre più diffuse anche nel nostro territorio. In una popolazione del Delta che invecchia sempre di più, purtroppo queste patologie aumentano, e la collaborazione con Officine Sociali? È una collaborazione fondamentale, lo dicevamo prima al momento del taglio del nastro, e io ho un gruppo che si chiama il Melograno Rosolina, che è sempre collegato alle Officine Sociali e che due delle giorni a settimana fa un momento di sollievo per le famiglie, che è un momento importantissimo, perché chi ha una patologia di Alzheimer in casa sa bene le difficoltà che porta la persona, ma sa anche bene le difficoltà che chi ce l'ha subisce. Perciò rendere consapevoli sempre di più le persone di questo male, che purtroppo ha delle percentuali esponenziali ed è in continuo aumento, credo sia un dovere da parte noi sindaci, ma da parte delle comunità, di soprattutto spronare il volontariato, di avere sempre più volontari che riescono ad aiutare le famiglie e le associazioni al tempo stesso che si mettono in gioco per fare un'azione buona proprio per quanto riguarda l'Alzheimer.